per 10 minuti. Grazie Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo. Il decreto che abbiamo in esame e che purtroppo ci apprestiamo a convertire in legge è il classico esempio della peggior forma di attività legislativa che capita di vedere in quest'Aula. Si pongono in atto scelte che hanno la loro ragione solo in vantaggi partitici e spartitori per trarre benefici ed evidenze di parte a completo discapito di un reale e serio esame delle esigenze e dei contenuti. Il tutto sotto la copertura di quel mantello che l'articolo 77 della Costituzione permetterebbe di utilizzare solo in caso di straordinaria necessità ed urgenza. Mi riferisco soprattutto alla immotivata scelta di riportare il turismo all'interno del Ministero dei Beni Culturali. Che tale azione sia immotivata non lo dice chi vi parla o il gruppo di opposizione della Lega, lo dice il Governo stesso, quando non spende una sola parola della relazione per giustificare la scelta. Si deve fare perché qualcuno lo vuole. La prepotenza e l'arroganza del PD, che ben conosciamo, vengono messe nero su bianco. E si badi bene che non vi basterà rispondere che è solo il ripristino di simili ed inverse scelte fatte dal governo precedente, perché in quel caso le motivazioni c'erano e come, ben supportate dai primi e convincenti risultati dell'azione del Ministero delle Politiche Agricole e del Turismo. Viene ora liquidata la scelta strategica di legare il turismo all'agricoltura, avviata da poco più di un anno, che derivava dalla consapevolezza che è possibile promuovere e valorizzare il turismo italiano non solo attraverso l'indubbio patrimonio artistico, ma anche attraverso i prodotti delle attività primarie e quelle eccellenze del Made in Italy che costituiscono un patrimonio unico al pari delle destinazioni turistiche del nostro Paese. Progetti pianificati, risorse stanziate, un piano pluriennale da portare avanti, progetti sul turismo lento e valorizzazione del settore dell'enoagriturismo, valorizzazione del Made in Italy di qualità, lo sviluppo di contenuti per attività di promozione turistica, la formazione turistica nelle scuole. La paura è che assisteremo ad un arresto di quanto si era avviato. Ora si ricomincerà da capo, presumibilmente saranno necessari alcuni mesi per far ripartire la macchina, con evidente ed inutile spreco di tempo per un settore così importante come quello del turismo. Se poi vi sarà, come ogni giorno si vocifera sempre più, una caduta di questo governo o addirittura un termine anticipato della legislatura, tutto resterà nel limbo e ci sarà uno stallo totale delle politiche sul turismo per tutto il 2020. L'Italia non se lo può permettere, non sul turismo. Piuttosto che prendere atto dei risultati raggiunti, grazie all'accostamento di due settori indubbiamente trainanti per l'economia italiana, si è demagogicamente scelto di tornare al passato, deludendo le aspettative di un progetto in cui la valorizzazione della produzione agroalimentare, attraverso il legame con il territorio e la connessa attività turistica, si trasformava in un importante volano di sviluppo, competitività e innovazione. Se la scellerata scelta di oggi si spiega con la sete di rivalsa del PD, come possono i colleghi senatori del Movimento 5 Stelle fare un testa coda simile, votando l'esatto opposto di quello che hanno votato poco più di un anno fa? Sono certo che ci stupiranno anche questa volta ci stupiranno con l'ennesimo karakiri. Nota a margine, oltre a quelle trasferite vengono create 3 nuove posizioni dirigenziali al MIBAC. Veniamo ora all'altra faccia della medaglia di questo decreto, o per meglio dire alla contropartita, alla merce di scambio. Per un settore, quello del turismo, che con l'articolo 1 viene dato a Franceschini, all'articolo 2 se ne sposta un altro, il commercio estero, che passa a Di Maio. Nel merito potremmo trovare anche degli aspetti positivi e condivisibili, visto che di questa ipotesi si parla da tantissimi anni. In passato fu un governo di centrodestra ad avviare un gruppo di lavoro che arrivò alla stesura dei provvedimenti attuativi, azione bloccata poi, in dirittura d'arrivo, come ben sapete, da resistenze non certo politiche. E proprio per questo, dov'è il carattere di urgenza che giustifica l'uso del decreto? E dov'è la straordinaria necessità? Necessità che era stata oltretutto negata qualche mese fa, quando tale ipotesi di spostamento era stata avanzata dal Ministero degli Esteri guidato da Moavero Milanesi, ma stroncata e rispedita al mittente dall'allora ministro del Mise Luigi Di Maio.
è un omonimo o è lo stesso Luigi Di Maio che invece ora, con tutt'altro che disinteressata giravolta, la caldeggia e pretende? Anche qui, nota a margine, oltre a quelle trasferite vengono create 4 nuove posizioni dirigenziali al MAECI. L'articolo 3 è quantomeno incongruo con il resto del decreto, perché non ha alcun nesso con il riordino dei ministeri e riteniamo avrebbe dovuto essere trattato con un provvedimento autonomo. Restiamo quantomeno perplessi, al pari di molte sigle sindacali audite in commissione, in merito alle modalità della rimodulazione che sposta 28 milioni di euro destinati al riordino delle carriere delle forze di polizia dal periodo 2019-2022 al periodo 2023-2024. Bene la copertura di 4 milioni e mezzo di euro per gli straordinari delle forze armate per strade sicure del 2019, ma avremmo voluto vedere qui lo stesso impegno per quelli delle forze di polizia che quest'anno ammontano a circa 74 milioni. Ma veniamo alla sostanza, alla ciccia, come si dice dalle mie parti. L'emendamento del governo che stanzia 60 milioni per il riordino delle carriere delle forze di polizia è un trucco. Non si tratta di nuovi fondi al settore, ma solo di spostamenti tra capitoli di spesa. Con una mano si dà e con l'altra si toglie. Vi elenco le voci in modo che sia tutto chiaro. 8 milioni e mezzo tolti dalla prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali. Poi si parla di lotta all'evasione. 8 milioni e mezzo tolti al contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 16 milioni tolti dall'approntamento e impiego dei carabinieri per la difesa e la sicurezza. 1,5 milioni tolto per l'utilizzo della Guardia di Finanza per pubblica sicurezza. 1 milione tolto alla pianificazione e coordinamento forze di polizia. 3 milioni tolti all'amministrazione penitenziaria. 9 e 12 milioni tolti rispettivamente al Ministero degli Interni e della Difesa per affari generali. E soprattutto, e per finire, 1 milione tolto alla sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste. In pratica, una grande operazione di facciata che ricorda tanto i fantomatici carri armati del Duce, spostati di qua e di là per gabbare l'allocco di turno. Questo state facendo. Ma non potrete fregare i nostri poliziotti, carabinieri e finanzieri. Darete sì una media di 10-15 euro in più ad ogni operatore, ma per fargli fare cosa? Se togliete le risorse per la sicurezza, per le auto, per le divise, potranno solo stare in ufficio a girarsi i pollici. È così che intendete gestire la sicurezza di questo paese? I nostri agenti chiedono il giusto compenso, ma per fare il loro lavoro. State insultando la loro dignità! Altro aspetto oscuro di questo decreto è la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, prevista all'articolo 4. Struttura che non sarà indipendente e che quindi nasce già svilita di tutto il suo potenziale. La brevissima durata della struttura, poco più di un anno, permetterà di effettuare ispezioni di poche ore in solo il 20% delle strutture periferiche, come voi stessi dichiarate. Ma che senso ha? Solo per dare qualche incarico ai soliti amici degli amici? Chiedo. Nota a margine, l'assegnazione del personale viene effettuata in deroga ad ogni norma esistente e vengono create 2 nuove posizioni e 12 consulenti esterni. Ultimo appunto e vado a chiudere, Presidente, lo faccio sulla nuova organizzazione del Ministero dell'Ambiente, che non è assolutamente chiara. Il testo del decreto parla di un numero massimo di 2 dipartimenti. Nella relazione si legge invece che i dipartimenti sono già individuati in numero di 2, di cui uno dedicato all'attività di risanamento ambientale e economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibili. Vi siete dimenticati di molti temi fondamentali. È evidente che c'è ambiguità tra testo e relazione. Come al solito, poche idee ma ben confuse. Non vi smentite. Qual è quindi il senso di questo decreto? Che il PD con il turismo voglia fare un dispetto alla Lega lo possiamo capire. Ma per i 5 Stelle? Con l'alibi del riordino lo scopo per voi è forse quello di creare nuove caselle di posti da dirigente nei ministeri?
Vi state forse trasformando voi senatori in navigator per creare posti di lavoro per i percettori di reddito di cittadinanza? Segnalo anche, come se non bastasse, quanto previsto dal decreto iniziale, che la maggioranza ha proposto emendamenti per assumere altri 30 dirigenti del MIBAC per 3 milioni e mezzo di euro, nuovi fondi per altri contratti a tempo determinato del MIBAC per 500 mila euro, altre 150 assunzioni al MIBAC per 5 milioni e mezzo di euro, 5 milioni alla società Ales S.P.A. per fare quello che, nonostante tutte queste assunzioni, il MIBAC non riuscirà a fare. Altri 5 esperti al MIT per 150.000 euro. Concludo, Presidente, ancora 30 secondi, grazie. Al MEF 3 nuovi dirigenti generali e 16 dirigenti non generali per 3.1 milioni di euro, 25 nuove figure alla Corte dei Conti per 3 milioni e mezzo di euro. E poi ci venite a dire che nella manovra economica prevedete il taglio dei costi ai ministeri? Alla faccia! Ma la faccia che vogliamo vedere sarà la vostra, cari colleghi dei 5 Stelle. Con che faccia oggi premerete il bottone per votare lo spostamento del turismo, che è l'esatto opposto di quello che avete votato il 31 luglio 2018? Vi si dice perfettamente il famoso detto: Francia o Spagna, purché se magna! Grazie.